Ok, tanto per cambiare, cominciamo con una delle parole che devo assolutamente smettere di usare, cioè ok. È un grande sforzo, ma secondo me ce la potrò fare. Dunque, oggi, insomma, quello che è, visti i tempi piuttosto strani che stiamo vivendo, allora mettiamola così, questa lezione, comincerò a prendere in considerazione l'Umbria, okay? Okay, appunto, una bellissima regione. Ci sono stato più di una volta. Mio suocero, tra l'altro, è umbro, ok. Quindi ho avuto occasione più di una volta di trascorrere dei tempi, di andare giù, insomma, a visitare parenti, amici, eccetera, eccetera. Allora, si trova in centro Italia, eh? È lontana dal mare, è una delle poche regioni italiane che non ha, come dire, sbocco sul mare, anzi è l'unica regione del centro e sud Italia che non ha sbocco sul mare. È piccolina, è poco abitata. Allora, vediamo innanzitutto la carta geografica, quindi prendete il libro, guardate con calma, stavolta fermatevi, controllate, invece di poi non sapere cosa sottolineare sul libro e sparare un nome per l'altro. Dunque, voi dovete segnare sulla carta geografica del libro le cose, gli elementi che vi dico io, non quelli che trovate così a casaccio. Dunque, le regioni intorno. Allora, intorno abbiamo ovviamente la Toscana, le Marche e il Lazio. Quindi facile, facile. Poi è attraversata, l'Umbria è attraversata dal fiume Tevere, eccolo qui, ok? Che parte appunto dal monte Fumaiolo e percorre appunto attraverso la regione, arriva nel Lazio e poi arriverà a Roma. Ci sono altri fiumi, ovviamente, quello che ci interessa è fondamentalmente il Tevere, la Val Tiberina e poi un importantissimo lago che è il Trasimeno, che noi conosciamo già perché appunto abbiamo fatto in storia parlando delle guerre puniche, la famosa battaglia del Trasimeno. E poi abbiamo le cascate delle Marmore, che sono da queste parti. Okay, prendono il nome dal fatto che sono bianche come il marmo, qualcuno dice, però vai te a sapere. Allora, le città, quindi come vedete abbiamo già finito, sì, abbiamo già finito. Allora, le città sono il capoluogo di regione che è Perugia, l'altra città capoluogo di provincia è Terni, questa qui. Ma non è finita lì, in realtà ci sono altre città molto interessanti, perché hanno delle caratteristiche particolari. Dopo lo vedremo una città per volta, le vedremo insieme, intanto vedete dove si trovano. E dicevo, sono particolari o per i monumenti o per la loro storia. Allora cominciamo ad esempio, qui a nord abbiamo Gubbio, ci sono stato almeno 4 volte a Gubbio, in gita scolastica al liceo, in gita scolastica con i miei alunni. Poi con quella che era la mia fidanzata, poi quella che è diventata mia moglie con i figli, 4 volte, ma ci sono stato anche un'altra quinta volta, sono sicuro. Comunque, Gubbio, bellino, bel paese, da lì è qui ambientata la famosa leggenda di San Francesco e il lupo, ve lo ricorderete, non lo sapete, vabbè, la faremo. Poi c'è Assisi, famosissima, okay, per la nascita, perché è la città di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, insomma, il santo più importante. Patroni d'Italia sono San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena. Poi abbiamo Todi, bellissima città Todi, che è stata proclamata, non mi ricordo quando, non mi ricordo da chi, comunque come la città più a misura d'uomo del mondo. Cioè, dove appunto uno può vivere proprio come, cioè dice, ah, questo paese è fatto apposta per viverci praticamente. Poi abbiamo Spoleto, la città del Festival del Cinema dei Due Mondi, ok? Se non erro, devo smettere di dire ok. E poi abbiamo Orvieto, bellissima città, anche lì ci sono stato più di una volta, con alcune particolarità, ad esempio, si trova su un monte. Un monte di tufo che si sta sgretolando e poi insomma è molto bello, poi ne riparliamo. Eccola qua, quindi tutto qui a livello fisico dell'Umbria. L'Umbria ha anche altre caratteristiche importanti da sapere già uno comunque di partenza, ok? È un'altra delle regioni di origine degli Etruschi. Ecco qua.
In realtà gli Etruschi sappiamo sono della Toscana, ma alla prima espansione degli Etruschi è arrivata appunto in Umbria. Tant'è vero che Perugia era appunto abitata dagli Umbri, ma è stata Umbri, la popolazione originaria, ma è stata rifondata appunto dagli Etruschi. Ok? L'abbiamo visto anche quando abbiamo fatto appunto storia degli Etruschi. Panorama dell'Umbria. Ah, oh, l'Umbria è bellissima, ragazzi. Colline. Ok? Colline coltivate con i cipressi, ma non solo. Adesso vi faccio vedere altre cose. Allora, la Val Tiberina, questo è il Tevere in Umbria. Vedete? Bel panorama sicuramente. Devo ingrandirla ancora? Eccola qua. E poi l'Umbria è anche così selvaggia, boscosa. Sembra proprio di stare, come dire, in un ambiente primitivo in un certo modo, assolutamente affascinante, profumata anche l'Umbria. E poi che cosa ha di interessante l'Umbria? Ha questo di interessante, le cascate delle Marmore. Eccole qua. Cascate delle Marmore che sono state, come si può dire, regolate, se non vado errato, appunto dai romani, ok? Una cascata artificiale, sì, una cascata artificiale creata dai romani per svuotare fondamentalmente un lago, un bacino d'acqua che stava più a monte. E è interessante anche perché la forza delle cascate è servita anche per la creazione di un'acciaieria, l'acciaieria di Terni. Allora, poi interessante anche il Trasimeno, eccolo qui. Trasimeno, quello della famosa battaglia del Trasimeno tra Annibale e i Romani, quando Annibale spinse con il suo esercito romani dentro al lago, eccola qua, vedete, bello, eh? È tutto qui, il lago non è che sia chissà quanto grande, si vede da una sponda all'altra. Profondità è poco profondo, 6 metri, come vi ho detto in storia, donate la lezione. E poi, interessante anche, diciamo così, il salame di Norcia, il norcino. Buono, buono. La cucina umbra, ragazzi, è fantastica. C'è da dire che è un po' speziata per i nostri gusti settentrionali. E infatti mangiano il pane, questo non ve l'ho detto per la Toscana, è vero, mi sono dimenticato, ma in Toscana, in Umbria, vedi, i discendenti degli Etruschi ancora sono qui che ci dicono qualcosa di interessante. Dicevo, il pane del toscano, il pane umbro, non è salato, non ha il sale. Se voi lo mangiate così da solo, lascia qualcosa di strano invece, perché va mangiato appunto con i piatti tipici della regione, delle regioni che sono speziati, sono abbastanza forti come sapori. Problema dell'Umbria è sicuramente questo: è una regione a rischio sismico. Siamo sugli Appennini, non so se l'avete capito, l'abbiamo visto anche con le Marche, ma molti di voi se ne sono dimenticati. Ok, l'Umbria e le Marche ovviamente sono territori a rischio sismico e infatti. Qualche anno fa, la data mi sfugge sempre, ve lo dirò, lo troveremo sul libro, negli anni 90 dovrebbe essere stato, c'è stato il crollo della Basilica di San Francesco d'Assisi e ho un filmato che probabilmente riuscirò a farvi vedere. Eccolo qua, ok, crollato proprio, la bellissima chiesa, la bellissima Basilica di San Francesco d'Assisi. Cioè, sono morte delle persone in mezzo a quella nuvola di polvere. Allora, dunque, faccio un attimo una pausa e riprendo subito dopo. Quindi, appunto, dicevo che è una bellissima regione che però ha comunque delle fregature, come ad esempio il rischio sismico. Allora, prodotti dell'Umbria, ovviamente il vino, tanto per cambiare, ragazzi, in tutte le regioni italiane si produce vino, e poi l'olio d'oliva. Per gli ulivi che appunto crescono perché siamo a sud degli Appennini, quindi il clima è mediterraneo. Il tabacco, ecco, ovviamente questo è un sigaro, non è tabacco, però con le foglie del tabacco si fanno i sigari, ad esempio. Poi abbiamo i tartufi, tartufo nero, mentre il tartufo bianco, se non sbaglio, di Alba, in Piemonte l'abbiamo visto, il tartufo di Alba. Bene, turismo. Il turismo è sicuramente molto diffuso, okay? Molto importante per l'economia dell'Umbria e non soltanto per l'arte, perché ci sono sicuramente delle cose interessanti da vedere a livello artistico, resti etruschi, resti romani, medievali, cittadine medievali bellissime con le mura, eccetera, eccetera, però
ma anche per il turismo religioso, appunto perché è il luogo di nascita e di vita, insomma, di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, e di Santa Chiara, che era la sua ragazza, chi lo sa, comunque, vabbè, comunque, quella che era stata, voglio dire, prima che San Francesco diventasse frate, anzi, prima che fondasse l'ordine dei francescani. Voi sapete forse che San Francesco era un giovane nobile, come tutti i nobili, anche soldato, diciamo, guerriero, che si rifiutò tra l'altro di ammazzare la gente in battaglia, se non vado errato. Ecco. Allora, dicevo quindi, turismo religioso, un sacco di gente viene appunto nei luoghi, diciamo, di vita di questi santi. Le cascate delle Marmore, appunto, costruite dai Romani, per far sfogare una palude mefitica, furono utilizzate anche, adesso sono utilizzate per la produzione di energia idroelettrica, ma furono utilizzate per la produzione di acciaio. Ok? Eccolo qua, acciaio, quindi un'industria siderurgica di Terni, e indovinate che cosa produceva, cosa si faceva con quell'acciaio? Le navi. Come le navi? Sì, le navi, le corazzate, si facevano lastre d'acciaio per le corazzate. Guardate che le lastre d'acciaio sono delle bestie, hanno spessori anche di questo genere, cioè uno spessore tutto d'acciaio, tutto acciaio, una cosa incredibile. Perché? Perché deve resistere a dei proiettili che sono delle bestie da quintali di roba, insomma, che arrivano addosso a queste navi. Ecco qua, questo è un esempio di una corazzata. Quindi una nave è una corazzata, una nave da guerra con la corazza. In realtà il nome esatto è nave da battaglia. Questo è il nome, tutto un programma. Allora, ma perché piantarono, misero proprio un'acciaieria per le corazzate, per le corazze, in mezzo all'Italia, cioè in Umbria? Uno dice, vabbè, le parti di una nave le produci dove? Nei cantieri navali che saranno sul mare, no? Logico. E invece no, in questo caso le corazze venivano fatte in centro Italia perché all'epoca, stiamo parlando della fine 800, se non sbaglio, si voleva evitare che il nemico, un eventuale nemico, riuscisse a raggiungere questa industria così importante per gli armamenti. Perché ovviamente in centro all'Italia, in centro all'Umbria, è sicuramente, dicevo, una zona protetta e sicura. Il nemico non ci arriva, insomma, deve conquistare tutta l'Italia per arrivarci. E quindi l'industria, l'acciaieria di Terni poteva produrre comunque. Allora, poi importantissima anche le industrie alimentari dell'Umbria. E vediamo ad esempio la Buitoni, ok, con la pasta, insomma la sapete benissimo. E poi ragazzi, chi non conosce la Perugina, Perugina, ok, il blocco della Perugina, e poi abbiamo i Baci Perugina. Mi raccomando, non è un marchio, il Baci è un tipo di cioccolato della Perugina, ok, chiaro? Come la Nutella è della Ferrero, il Bacio è della Perugina. E ho detto ok di nuovo. Allora, e tra l'altro ogni anno, se non sbaglio, si svolge anche il Festival del Cioccolato. Eccolo qua, il Festival del Cioccolato. Mamma mia che voglia di mangiarne qualcuno. Festival del Cioccolato, giù ho un sacchetto di cioccolatini. Festival Cioccolato di Perugia. Poi a Perugia abbiamo anche artigianato come le ceramiche di Deruta. Deruta, pensate un po', è il paese di nascita di mio suocero. Quindi abbiamo a casa sua e anche casa mia che è piena di questi oggetti decorati. Ragazzi, sono venduti in tutto il mondo, ok? Sono ricercati perché vedete, sono fatti a mano. Ecco, i due dei fratelli di mio suocero lavorano o lavoravano perché sono anziani, lavoravano per queste aziende artigianali, ok? Una cugina di mia moglie, se non vado, li dipinge anche a mano, e c'è uno zio appunto di mia moglie che è stato bravissimo, ha riprodotto un'anfora greca con tutte le scene dell'Iliade o dell'Odissea, stupende ragazzi, sono dei veri e propri artisti. Allora, il tempo è quasi scaduto, quindi mi fermo qui per ora. Parleremo delle città dell'Umbria, nella seconda parte. Ok.